Sì, i dati dello studio NOCAT, che è uno studio completamente accademico condotto in Italia in quattro istituzioni diverse, ci dicono che nel trattamento del tumore del retto localmente avanzato, con una strategia di trattamento neoadiuvante totale che comprende sia chemioterapia con CAPOX che chemioradioterapia, un paziente su quattro riesce ad evitare la chirurgia e quindi quando viene seguito con una strategia non operativa, quindi con una strategia soltanto di follow-up, evitando la chirurgia, mantiene comunque un'ottima sopravvivenza. Nei nostri pazienti abbiamo visto 97% di distal relapse free survival a 30 mesi, quindi ben 2 anni e mezzo dalla fine dei trattamenti. E questo è sicuramente un dato molto importante perché significa anche che un paziente su 4 con tumore del retto può evitare tutte quelle comorbidità che sono legate alla resezione dell'organo e quindi tutto quello che comporta i reliquati della chirurgia nella qualità della vita. Un'altra caratteristica molto importante di questo studio è che noi valutiamo tutta una serie di fattori associati al tumore del retto che vengono identificati come fattori predittivi per la risposta clinica completa, perché la sfida nei prossimi anni sarà identificare quali sono questi pazienti che beneficiano da un approccio di TNT, cioè quelli che poi possono essere portati a una strategia NOM, non operative management, e ci avvaliamo in questo senso di due tecniche fondamentali che sono la biopsia liquida, che noi vediamo nel nostro studio permette di prevedere quei pazienti che non rispondono al trattamento e quei pazienti che recidiveranno nel futuro, e invece la trascrittomica, che sul campione di biopsia diagnostica, quindi prima di fare il trattamento neoadiuvante, ci consente di identificare quei pazienti che saranno più probabilmente in risposta completa dopo il trattamento e ci permette anche di identificare un piccolo segmento di pazienti per cui la prognosi a priori è peggiore nonostante il trattamento. Allora, questi dati sono dati che riguardano tutti i pazienti con tumore del retto proficient mismatch repair, quindi stiamo parlando del 95% dei tumori del retto. E quindi sono dei dati che vanno incontro a un unmet clinical need, quindi molto importante per i pazienti e molto importante anche per gli specialisti che si occupano di retto.